L'esperienza della Mini, una strada per te nuova, lo slalom Santo Stefano Mannoli. Allora, dimmi com'è andata l'impressione di questa macchina, ben più potente rispetto al 106. Sì, assolutamente, assolutamente. È un'altra, totalmente un'altra macchina. Adesso piano piano ci stiamo conoscendo, come nelle migliori relazioni. Quindi speriamo di arrivare a un punto di incontro buono per entrambi. Però soddisfatto dalla macchina. Ha più grinda da vendere questa qua. Infatti parliamo di una turbo, quindi ha un'erogazione diversa della potenza e quindi va gestita in maniera abbastanza diversa da quella da cui provenivo. Bene, so che vuoi ringraziare qualcuno. Sì, voglio ringraziare tutti i miei sponsor che come ogni anno contribuiscono per questo percorso e diamo il benvenuto anche ai nuovi che ci hanno dato una grande mano, una mano importante, ed è anche grazie a loro che possiamo permetterci di affrontare un progetto diverso, un progetto più impegnativo. È un programma per tutto il Challenge Calabria. Quindi grazie veramente di cuore. Bene, grazie Eugenio. Gruppo RS 1006 Turbo, secondo classificato Eugenio Sturino.
vince per Cosenza Corse Michele Pozzo. Secondo, Michele Pozzo ritira al primo posto del RS Turbo 1006. Michele Pozzo insieme a tanti amici è anche coordinatore dello slalom di Cellara. Vogliamo ricordare quando è lo slalom, anche se l'abbiamo detto? 21 luglio. E venite il sabato prima perché si fa una grande festa. Certo, certo. Bene, grazie Michele. Salutiamo Gianfranco Covello. Passiamo.